padre Patrizio, sono redentorista di Burkina Faso. Il Burkina Faso significa paese degli uomini onesti. Il paese si trova nel cuore dell'Africa. La mia vocazione è semplice, cioè classica, no? Perché quando ero bambino ho avuto questa opportunità di essere chierichetto, colui che aiuta il prete all'altare. E così pian piano mi è venuto questo desiderio di essere come il sacerdote che io aiutavo. E così ho fatto il concorso per entrare nel seminario minore, che noi chiamiamo piccolo seminario. E lì ho trascorso 7 anni di scuola e alla fine ho deciso di andare nel seminario maggiore. Ma lì è stata, diciamo, una decisione che ho dovuto prendere, perché in quella epoca ho conosciuto i redentoristi, allora dovevo fare questa scelta di andare nella diocesi o di andare dai redentoristi. Allora ho scelto di andare dai redentoristi. I redentoristi sono arrivati in Burkina Faso nel 1946, per dire che la mia terra è una terra di missione. Allora i redentoristi, il loro compito è di annunciare il Vangelo, il primo annuncio del Vangelo. Loro sono chiamati a andare nei villaggi a annunciare questa buona notizia. Loro vivono con la gente per aiutarli a migliorare la loro situazione di vita, e loro anche sono in mezzo alla popolazione come segno di testimonianza della vita cristiana. Io sono redentorista perché ho sentito questo desiderio di seguire Cristo nella sua missione, cioè ricevere la sua missione e viverla in questo mondo. E questo veramente mi dà una gioia immensa di sapere che lavoro e rivolgo il mio compito al nome del Signore tramite i miei fratelli, le mie sorelle. E questa mi dà lo slancio di sapere che non sono solo, è Cristo che è con me e che mi aiuta nella mia pastorale, diciamo. Ciò che io ho trovato di bello dai redentoristi è questo equilibrio fra la vita, diciamo, di preghiera e anche la vita apostolica. Prima di annunciare il Vangelo c'è questo tempo con il Signore, questo è il tempo di preghiera, e questo veramente mi dà la forza di poter sempre camminare di vivere la mia missione. E c'è anche l'Eucaristia, che è la sorgente veramente della nostra vita redentorista. E c'è l'Eucaristia anche, che è un momento di celebrazione con il popolo di Dio. E da me in Burkina Faso è un momento veramente vivace, in cui si balla, si canta, si prega anche, e questo ci dà la forza di andare sempre avanti sulla missione di Cristo. Essere sacerdote, essere religiosi in questo tempo non è così facile, no? Soprattutto quando vediamo la crisi che attraversa la Chiesa e soprattutto i sacerdoti, e ci sono molte, molte difficoltà. Ma malgrado questo, Cristo ci dà sempre la forza di andare avanti. E nel mio paese ringraziamo Dio di chiamare sempre i giovani nella sua missione, perché la vocazione nel mio paese sta abbastanza bene, e ringraziamo Dio per questo. Allora posso dire, da più di un lungo tempo che sono redentorista, e io sono contento, sono felice, ringrazio Dio perché è Lui che mi dà questa gioia di essere redentorista, e
di dare questa testimonianza di vita religiosa. Sono entrato e sono rimasto e questa è una bella testimonianza e anche questa chiede l'aiuto della preghiera dei leoni e degli altri per poter sempre essere radicato in Cristo.